testuali che mi sovvenivano nel momento in cui il vescovo mi ha chiesto di sostituirlo per questo tuo momento di preghiera. Ti indico alcuni sentieri, caro Francesco, che servono per te, servono per i preti, servono per tutti i cristiani. Il primo sentiero è il sentiero dell'ospitalità. Teobaldo, questo grande anche teologo gesuita, nel testo Il cristianesimo come stile di vita, parla di ospitalità aperta. E il cuore di un prete, il cuore di un seminarista, deve non conoscere barriere, deve essere aperto. E scrive Teobaldo, quando si è aperti, ti può capitare il buono e il cattivo, ti può capitare ciò che funziona e ciò che non funziona. La tua vita non sia mai una dogana, caro Francesco. La Chiesa ha bisogno di sentire il respiro di Dio che è sempre universale, che è sempre capace di abbracciare ogni situazione. E tu che sarai messo a contatto, specie con l'acolitato, con il corpo e sangue di Cristo, renditi conto, innanzitutto, che Cristo è questa apertura infinita. E allora per questo, cari miei, caro mio, è in qualche modo facile rinchiudersi anche semplicemente in ciò che ci piace o in quello che rientra nell'orizzonte del nostro sentire. Com'è difficile avere un cuore sempre aperto, essere sempre ospitali. Eppure è la cifra che Dio ha consegnato alla nostra umanità. E allora fa la tua, Francesco, che veramente il Signore in questo cammino ti possa accompagnare. C'è poi un altro sentiero, quello della sofferenza. Sai che uno dei doveri, una delle caratteristiche dell'accolito è essere ministro straordinario della comunione, quindi portare la comunione agli ammalati. E la sofferenza non è semplicemente qualcosa che, e specie oggi il nostro mondo, su cui si è diventato abbastanza maestro, continua a scartare, continua a fare come se non ci fosse. Com'è bella quell'espressione di quello scrittore ottocentesco, Lewis, che scrive: il dolore è il megafono di Dio capace di aprire gli orecchi ai sordi. La sofferenza è veramente quella voce di Dio capace di aprire l'orecchio a chi in questo mondo immagina che è sempre tutto buono, che deve essere sempre tutto bello, che deve sempre funzionare tutto. E quando questo non avviene, comincia la litania. Perché proprio a me? Che cosa forse io ho in difetto rispetto ad altri? E invece la scuola della sofferenza è una grande cattedra. Ricordati anche quando scriveva con Giovanni Paolo II nella Salvifici Dolores, quando appunto ci consegnava la sofferenza come occasione di immedesimazione completa a Cristo crocifisso. È Lui che diventa per noi il paradigma, capace veramente anche di alleviare e capire quello che è il mondo. Perché Dio ha scelto la sofferenza? Non so se tu lo sei mai chiesto, ma credo che noi preti ce lo chiediamo spesso. Perché Dio ha scelto la sofferenza? E addirittura l'ha presa come condizione personale, propria, tra le tante. Potete immaginare la cosa più semplice nell'incarnazione e anche nella redenzione, la cosa più semplice invece ha preso proprio la sofferenza. Perché proprio la mancanza che ti fa capire l'importanza della presenza, il vuoto per il pieno, ciò che non funziona per ciò che invece si attiva. E allora veramente questo altare dal quale ogni giorno riguardiamo il mondo in modo diverso. E se un accolito, un futuro prete, non è esperto del soffrire, caro Francesco, ha tanto da imparare, ha tanto da imparare. Nella tua storia tu hai incontrato tante sofferenze. Ho avuto la possibilità, grazie a Dio, di essere per un periodo anche il tuo parroco, e quindi anzi grazie a tutti i sant'angiolesimi presenti insieme con il parroco Don Paolo, e so esattamente che cosa è stato per te, non solo la scelta di vita, ma soprattutto un cammino esistenziale. Allora ringrazio il Signore che ha contorniato tante occasioni della tua esperienza personale con la scuola della sofferenza. Questo, ripeto, è un messaggio che vale per ciascuno. E infine, mi permetto un ultimo sentiero, lo abbiamo sentito nel Vangelo, quello dei talenti. Ma quello che mi colpisce, sai che cos'è? È che a un certo punto il padrone va via, l'abbiamo sentito, e lascia questi talenti in mano a questi suoi amici, si serve, insomma, questi amministratori. C'è esattamente quel tempo della libertà responsabile.
non c'è il carabiniere, non è che ti dice ti ho dato 5 talenti, quindi devi far fruttificare secondo questo indirizzo. No, 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 falli fruttificare, evidenzia, ti darò a te che è dato veramente il mondo nelle mani per poter trovare la tua creatività, il tuo spazio, la tua libertà, la tua responsabilità, ma quella condizione fa anche l'umanità. E in questa condizione bisogna contemplare anche lo sbaglio. Caro Francesco, datti l'opportunità di essere imperfetto, datti l'opportunità di essere anche non all'altezza tante volte, come ognuno di noi, e più ci sentiamo capaci, più ci sentiamo sufficienti, più ci sentiamo autoreferenziali, più veramente ci sostituiamo a Dio e quindi diventiamo degli idoli, per quanto bravi possiamo essere, per quanto carismatici, per quanto appunto anche all'altezza, ma di fronte al Signore siamo tutti insufficienti, eppure Lui ci lascia sempre quello spazio di libertà responsabile, perché noi possiamo vivere alla Sua maniera, ma soprattutto portare nel mondo la Sua gioia. Che ti accompagni Maria, di cui oggi festeggiamo i primi vestiti, la Madonna del Popolo, Avvocata del Popolo, che titolo bellissimo, perché non solo rappresenta quella che è la realtà di Maria, la donna feriata, come osava dire Don Tonino Bello, ma Avvocata, cioè colei che è del popolo e nel popolo e per il popolo, cioè capace veramente anche di starci accanto. Quanti titoli potremmo dare a Maria? Maria si legge in trasparenza, eppure ha scelto un solo titolo, quello di essere la serva del Signore, cioè una donna tra le altre, tra noi, in noi e con noi. E allora lasciati accompagnare veramente di lei. E accanto a lei lasciati accompagnare anche dalla giornata che oggi, ma domani in particolare, festeggeremo quella dei poveri, e quindi della povertà, non intesa semplicemente come condizione di indigenza, come condizione spirituale. Forse dietro la parola povertà c'è la parola silenzio, anzi dovremmo cassare dal nostro vocabolario la parola povertà, perché veramente diventa quasi anche una ghettizzazione, a volte anche anonima. Mettiamoci la parola silenzio, e quando appunto facciamo quel vuoto che possiamo dirci di Dio. E allora grazie Francesco per la tua testimonianza, grazie soprattutto per aver risposto sì al Signore. E non aver mai paura, perché quando il Signore ti chiede qualcosa, ti dà sempre la forza di portarlo alla termine. Che veramente Dio ti accompagni, e che tutto il nostro presbiterio di Sessa, di Teano, di Alife, tu sei uno dei paladini anche, da Sessa hai la bellezza e anche ha avuto il coraggio di avventurarti nella diocesi di Teano, e quindi stai appunto anche respirando già questa novità, questo nuovo progetto che la nostra realtà si sta attivando. Allora grazie veramente per quello che sei, che il Signore veramente ti benedica, e la Madonna accompagni oggi e sempre.